Parliamo un pochino di quella che è la procedura per effettuare un impianto di protesi al pene, diciamo i tempi tecnici che sono richiesti per l'impianto di una protesi al pene. Il paziente arriva la sera prima, viene ricoverato la mattina dell'intervento, l'intervento viene effettuato in mattinata, il paziente rimane una notte sotto osservazione, ricoverato nella struttura e la mattina dopo può essere dimesso. Viene posizionato un piccolo drenaggio all'interno della borsa scrotale che di solito conserviamo per 3 giorni. Questo drenaggio consente di aspirare il siero che si forma e quel piccolo minimo sanguinamento che arriva dai corpi cavernosi. Questa raccolta di siero e di piccolo sanguinamento che viene accumulato a livello della borsa scrotale. Il drenaggio permette di tirare fuori questo siero e quindi di non far gonfiare lo scroto. È una cosa molto importante. Il drenaggio rappresenta un buon 30% del risultato. Quello che facciamo è mandare il paziente il giorno dopo a casa con la protesi attivata. La protesi rimane attivata per circa 6 giorni al 60-70%. Questo perché? Perché nella fase post-intervento la reazione cicatriziale dà un accorciamento immediato del pene. Alcuni pazienti possono perdere anche mezzo centimetro nella prima settimana. Mantenere i cilindri gonfi permette sia di evitare questo accorciamento, sia di fare un'emostasi a livello delle corporotomie, quindi non far uscire troppo sangue. Ricordiamo che noi facciamo una dilatazione minima che conserva più possibilmente il tessuto cavernoso, quindi questa protesi, questo cilindro gonfio fa un pochino da blocco alla fuoriuscita di sangue dalle corporotomie che, anche se meticolosamente vengono chiuse, un pochino di sangue può filtrare. A distanza di 7 giorni sgonfiamo la protesi. Normalmente il paziente deve stare una settimana a letto o poltrona, quindi in riposo assoluto e sotto stretta osservazione del chirurgo. A distanza di 7 giorni il paziente comincerà a fare l'attivazione della protesi, comincerà a toccare la pompa, a gonfiare i cilindri, quindi a gonfiare la protesi e a prendere manualità con il device. Questa è una cosa molto importante, è uno dei vantaggi più importanti dell'accesso infrapubblico, perché quando si fa un taglio sullo scroto, quindi un accesso penoscrotale, il paziente sente molto dolore. Nella nostra esperienza, che è un'esperienza di più di 100 impianti penoscrotali, abbiamo visto che il paziente riesce a gestire lo scroto dopo 30-40 giorni. Questa non è una buona condizione perché il paziente deve cominciare, oltre che per prendere manualità con il device, deve attivare la protesi per contrastare la pseudocapsula. La pseudocapsula è quella cicatrice che si forma intorno ai cilindri che, se diventa troppo rigida, non permette al pene di espandersi. Avere un accesso chirurgico, quindi un taglio fatto alla base del pene e non sullo scroto, salvaguarda lo scroto e quindi il paziente non sente dolore, riesce a gestire, a manipolare senza grandi problemi la borsa scrotale, a toccare i testicoli, quindi a percepire la presenza della pompa e a cominciare a fare l'attivazione. A distanza di 14 giorni dall'intervento, il paziente potrà riprendere la sua normale attività lavorativa, non potrà fare grandi sforzi fisici, l'attività sportiva, l'attività fisica potrà essere ripresa a distanza di un mese, a distanza di 30 giorni potrà avere il primo rapporto sessuale. In nessun caso il paziente può essere operato in day hospital e il giorno dopo riprendere la normale attività fisica. Questa è una cosa assolutamente non vera. Il paziente deve essere a riposo perché il rischio vero di questo tipo di chirurgia è l'ematoma. L'ematoma è una raccolta di sangue che inevitabilmente, se il paziente si muove molto, se il paziente fa un'attività, se il paziente cammina molto, si può formare. L'ematoma è
il primo motivo di insorgenza di batteri e di eventuali infezioni. Se sopravviene un'infezione, va assolutamente rimossa la protesi e va riprogrammato a distanza di 3-4 mesi un nuovo impianto.